Signore e signori, benvenuti alla quarta giornata. Ora. Adesso. Benvenuti alla quarta giornata di ritorno della Serie 1 femminile. Benvenuti al Palafarfalle. Stasera Cellini Padova contro Brixen. Presentazione delle squadre, partiamo dagli ospiti con il numero 7 Espa Furatovic. E per la palla a mano Cellini Padova. Buonasera Marco, buonasera a tutti. E da me Marco Luccia, che vi racconterò l'incontro appunto in compagnia di Giovanni. Oggi giornata interessante, particolare. Siamo a un punto quasi disolto della stagione, per i risultati. Però intanto partiamo dalla descrizione di questa partita. Partita che si prospetta molto più che interessante. Si prospetta vincente, due squadre in forma. Sono in forma. E quale sarà la chiave della partita? Allora, sicuramente sarà una partita particolare, essendo la prima dopo la pausa per la Coppa Italia, che ha visto Brixen arrivare comunque in finale perdendo poi contro Erice, mentre per la Cellini è arrivata un'eliminazione ai quarti di finale, ma comunque erano due squadre in salute prima della sosta, tre vittorie consecutive per Padova, mentre Brixen dopo un inizio complicato si sta riprendendo nel corso del campionato, quindi sarà una partita complicata sicuramente, in cui Brixen parte favorita, non sarà facile per la Cellini, ma penso arriverà il minuto di silenzio. Sì.
e adesso può iniziare una vera femminile. Vado invece che si può definire sorpresa oppure no, nel senso che l'anno scorso è uscita il play-out, adesso è messo dentro. E adesso vado è sopra la zona play-out, si è fatta strada con diverse prestazioni positive, anche qui altre. Allora, diciamo che comunque quando parliamo di Brixen parliamo, ricordiamolo, della squadra campione d'Italia in carica, quindi l'hai detto tu bene, sappiamo quali sono i loro obiettivi. Per quanto riguarda la Cellini invece direi una conferma e dei miglioramenti rispetto già alla scorsa stagione, un percorso di crescita che prosegue e che nelle ultime settimane insomma ha portato anche risultati. Per ora attacchi che stanno prevalendo mi pare da entrambe le parti. Sì, mi sembra prova Giorgio Di Pietro in qualche modo calando la sua blocco. Occhio lancio profondo verso Giorgio Meneghini, controllo, prova ad andare Giorgio Meneghini. Al palo di Brixen, adesso fa un favore a Padova che si porta in vantaggio, grande avvio. Ha iniziato forte la Cellini come ha fatto spesso ultimamente, qui però dimenticata dalla che però sbaglia completamente dimenticata e graziata poi prende il palo e si gioca, prova ad andare, prova a scappare, Padova ce la fa, che Valeria ce la fa. Vediamo se saprà reggere poi Di Pietro per andare dall'altra parte, ancora una prateria, ma sbaglia ancora. Due minuti, giusto? Sì. Mi pare ci sia stato un tocco. Anche dalla caduta rovinosa di Sara Hilbert, penso. Sì. Ha fatto una bella penetrazione, proprio questo giocare veloce che Brixen fa molto bene e contro una difesa comunque fresca come quella di Padova che non dovrebbe concedere gol così. Però sono due squadre, almeno da come abbiamo visto poi in questa stagione, intelligenti, nel senso che loro sanno cosa fare in determinati momenti della partita, chiaramente per esperienza. La Padova non è scontata. Comunque Speratovic contro Martina Brock, scherzata molto bene, 5-3, per un momento bella prima. Divertente, pizzante. Votata miglior giovane del campionato di Serie A, il miglior giovane italiano assoluto, Aurelio Gislimberti, che se non ricordo male è ancora la capitale del campionato in generale. Esatto, sì, giusto ricordarlo qui. Passi sì, ora possesso di Brixen, Muratovic, bisogna ripartire perché deve sempre rimettere il gioco dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.
Lukin poi discuteva con il membro dello staff, però per il momento poco vista Francesca Lukin, anche per gli attacchi molto ben fatti di Padova. Adesso si va dall'altra parte, vediamo Brixen è in superiorità numerica ancora per un po', si prova a muovere la difesa, poi la finta, prova ad andare Kut. Sta giocando lei da terzino destro oggi con Muratovic da terzino sinistro, e qui trova un bel gol in elevazione. Sì, che c'è Saranovic fuori. Sì. E per il momento sta pagando, il terzino sta giocando molto bene. Ora entrata, c'era già prima su Michela Barresi, però si è vista poco. Poi lo scambio, sale careggio gap, deve continuare questo attacco un po' per perdere tempo, anche per cercare qualcosa, molto alta la difesa di Pixel, per cercare di creare qualcosa, infatti sbaglia qui il passaggio forzato di Berlingerua sul taglio di Vanessa Giogap, anche se era un buon taglio, ma questa difesa... Sì, ma non c'era lo spazio per cercare il passaggio, nonostante l'idea di tagliare fosse giusta. Attenzione alla conclusione, ancora adesso più. Di Puzio. Ben messa qui, quando si alza e spara diventa difficile. Pur essendo fuori mano sta comunque, cioè destra che gioca a destra, sta comunque mettendo in difficoltà quei tiri dai 9 metri. Questo anche per quello che coach Binossing si permette, si fida a metterla comunque a destra, perché poi ha fiducia nelle sue qualità balistiche. Dentro in campo comunque Prela, finita l'espulsione dei 2 minuti, 5 pari ancora. Attenzione a Giorgio Meneghini che taglia, prova l'uno contro uno, chiusa bene la difesa, ma c'è una voragine per Berlingerua, parata ancora migliore di Francesco Lucchin. L'avevi detto che per ora è stata questa la prima parata di Lucchin dopo comunque una buona azione per la Celi, che ha mosso bene la difesa, come prova a fare qui invece Vissel con lo scalare da sinistra, e ancora puzza il tiro. Puzza il tiro, forse disturbata Martina Brocco da una compagna in difesa, palla che la sfiora, entra dentro, quindi vantaggio Brixen. È il primo della serata. Sì, trascinata da 3 reti consecutive comunque di Puzzi. Sì. In questo momento sta dominando col tiro da fuori. Poi quando hai una giocatrice così diventa anche difficile contenerla, quando sai che può elevarsi e sparare da un momento all'altro. E qui cosa puoi fare? Attenzione, è data la penetrazione, prova Giorgio Meneghini, lo scambio con il Rossi, poco spazio per scendere dall'altra parte verso Angela Prela, palla dietro Vanessa Giogap, prende il palo esterno e palla fuori, quindi rimetterà Brixen senza grandi patenti. Qui c'è spazio per il pivot servito, ma buon anticipo. Buon anticipo di Barresi che prova ad andare, c'è spazio anche per Vanessa Giogap, è diventato contropiede 3 contro 2, poi Vanessa Giogap sbaglia di poco. Non c'era abbastanza spazio forse qui per arrivare lob su Lukin, transizione guidata bene da Barresi che qui ancora non servita bene al pivot, buona difesa sul pivot anche qui. Sì, ovviamente molto attente, in questo caso è stata careggio gatto a sbloccare la palla, infatti c'è un buon lavoro da entrambe le difese, prima forse c'era anche poco spazio per saltare, infatti ha avuto un po' di problemi nella coordinazione ed è per quello forse che ha provato il pallonetto. Sì. Però si rimane su 5-6, partita molto viva. Prova a correre Berlingerua, una finta, palla dietro che mette in controtempo per un attimo Prela, ma c'è lo scambio ancora per mettersi in ritmo con Vanessa Giogap. Prela, forse poteva andare anche al tiro qui, poi commette l'infrazione, forse sì. Sì, sì. L'infrazione ed è palla per Brixen. Non corre in avanti perché non si aspettavano il tipo di fischio, quindi non c'è la possibilità per andare con una giocata super veloce. Adesso prova comunque ad andare curato, c'è un po' di spazio, preferisce andare dall'altra parte da Di Pietro. Lo scambio con Puzza, taglia Hilber, la finta, rischiato il gioco, rischiato passi, ma nulla di che, poi Muratovic con i piedi! Con i piedi Martina Brocco la fa sua e poi il contributo di Michela Barresi, che in questi casi è fondamentale sul secondo palle. Adesso la lasciano correre, prova ad andare verso Vanessa Giogap. Posizionamento, scambio e si batte con calma, anche perché il punteggio lo consente. Fino a questo momento bene entrambe le squadre. Ti aspettavi forse qualcosa di più da Brixen oppure? Ma penso sia normale, lo vediamo spesso che nei primi minuti contro praticamente tutte le squadre la Cilin riesce a tenere il ritmo, a tenere il ritmo alto, a tenere il passo anche di avversarie tecnicamente migliori, e qui trova di nuovo il parità. Questa è una grandissima giocata di Careggio Gap, che quando riesce anche a staccare da ferma riesce sempre a trovare la conclusione, come qui, un posizionamento molto buono di Violetta Venti. Questa volta arriva a destinazione del pallone, cercano spesso il pivot quando ripartono in seconda fase, e qui dopo 2 anticipi l'hanno trovato. Sì, questa caratteristica, probabilmente quando sanno che devono correre
Violetta Vegni corre in avanti e cerca di trovare proprio posizionamento, che questa è una cosa che poi destabilizza un po' la difesa, no? Perché quando corre lì indietro sembra un po' più difficile prendere posizionamento, anche perché dipende da che giocatrice poi c'è in attacco quando deve correre in difesa. Solitamente il pivot è sempre un po' avanti a cercare posizionamenti. Prova adesso la ringhia rua, non c'è contatto, prende la parte superiore della traversa e rimane in svantaggio la Cena di Padova. Prova a correre adesso Brix, è indietro ancora per la ringhia rua che cerca la posizione, curato di spalladare da Giada Babbo. Dove l'ha trovato? Si è fatta cogliere impreparata qua Brox sul suo palo. Primo gol di Babbo questa sera. Primo gol di Babbo, ecco, una delle pedine fondamentali di questa squadra e anche di lei, della nazionale. Iniziale, prova l'anticipo, guarda, parlavamo proprio di lei, l'anticipo e corre in velocità, prova a fermarla in qualche modo, Prela, ma va già da Babbo. Altra conclusione dentro, primo parziale di Padova, credo time out, sì time out, direi giusto chiamarlo adesso. Dopo questa palla persa, un po' di leggerezza, giusto chiamare time out. Allora, si riparte dopo il time out. Fossi in Saadi, cosa diresti alle ragazze? Domande difficili subito per iniziare. Assolutamente sì. Siamo in quel momento in cui, che spesso abbiamo visto quest'anno per la Cellini, di, come detto prima, si sta a contatto per l'avvio di gara, dopo spesso ci si disunisce, spesso l'abbiamo visto dopo il primo parziale avversario, non bisogna... È qui, esatto, è questo che non bisognava fare, ma comunque 9 metri, dicevo, non bisogna disunirsi, bisogna muovere la palla, muovere la difesa. Ah, 7 metri? 7 metri, che sì. È la penetrazione di Prela. Difesa in aria, immagino. Ah, sì. Ora accade il jog up, che è ufficialmente, diciamo, da un po' la rigorista della Cellini. Palo, errore di accade il jog up. Bel lavoro qui di Lucchini, direi. L'aveva tenuta, adesso va anche a confrontarsi col coach. Attenzione dall'altra parte, subito Di Pietro per lo scambio, c'è poco spazio però. Di Pietro prova contro uno, poi va da Babbo, scambio di posizione tra terzino sinistro e ala sinistra, ancora Di Pietro, si gira, c'è poco spazio, però loro contro uno, ma tengono bene tranne Put, ma c'era il fallo precedente di Careggio Gap. Si è provato a andare tanto l'uno contro uno, ma qui le ragazze della Cellini hanno tenuto molto bene. Si era tenuto bene, hanno costretto ai 9 metri per il passo sotto fallo, quindi si riparte comunque con Brixen, che adesso sta cercando di creare un solco ancora più ampio. Scarico qui però, parte, continuo, si è un po' forzato. Sì. Sì. Adesso lo tenta a tornare, prova ad approfittare, non è venuto in via rua, palla verso Vanessa, jog up, scarico dietro, c'è spazio per Meneghini, anzi no, perché è tornata molto bene. Sempre Muratovic e poi Vanessa, jog up, prova ad andare, conclusione, qua fallo c'è. Sì. Un po' improvvisando ha trovato questa soluzione, è un 9 metri adesso Cellini Padova. Questo è uno dei marchi di fabbrica di Vanessa Giugap, in certi momenti della partita arriva magari a gioco morto, prende e segna, o comunque crea qualcosa per la sua squadra. Attenzione a Prela, prova ad andare, scarico dietro, Berlinger Rua prova con il suo grande passo, conclusione, che parata! Lucchini ci è arrivata con la mano là, non era facile. Qua probabilmente c'è tanto spazio, si butta comunque, riesce a tirare, gran parata di Sonny Napulele che è entrata a questa partita blocco, si rimane su 6-9 per sì, effettivamente ha cambiato fra i pali Ussadi, si è fatta scappare qualche gol un po' troppo facile forse Brock nei primi minuti. Vediamo se con i Napulele cose miglioreranno, ma è in attacco che deve provare a muovere qualcosa adesso. Sì,
perché è un po' di minuti che non riesce a creare qualcosa di molto concreto. Prova a venirsi a giocare, forse questa è una buona occasione. Non era un brutto tiro, però poi la palla persa, e quindi altra chance per Padova di andare, di portarsi a contatto. Ora Vanessa Giugappa. Lo scarico, Vanessa Giugappa. Prova l'uno contro tre, guarda come sono attente. Vedi proprio le ragazze come sono attentissime in difesa per ogni movimento che può partire da Vanessa Giugappa. Scarico, Prella, forse ha un po' di spazio per penetrare, non lo sfrutta. Scarico con l'altra parte, poi deviazione. Era troppo chiamata la palla verso l'ala. Sarà rimessa dopo la deviazione. Gilbe. Da venire in Guerrua. Prela. Uno contro uno, prova ad andare, scarico indietro, Vanessa Giugappa, prova lo spazio, viene chiusa, virata, magistrale! E conclusione dentro, ha fatto proprio quello che doveva fare Vanessa Giugappa. Se ho capito bene, ha fatto anche quello che le ha chiesto Cozzadi prima, cioè di sfruttare Vanessa Giugappa, di portarla verso il centro, e questo è arrivato intanto. E grande conclusione, con recupero. Con recupero, forse anche una delle qualità migliori di Padova. C'è un po' di carenza, diciamo, di centimetri, ma hanno delle mani molto leste. Mani leste, corre bene in contropiede anche qui. Bisogna trovare tutti i gol facili per restare a contatto il più possibile. E infatti 8-9, qui Brixen un po' disattenta, e anche Brixen è da un po' che non segna. Sì. Vediamo cosa studierà. Attenzione, la palla dentro, altro recupero. Bene di Guerra, prova questo passaggio un po' a campanile. C'era tanto spazio dall'altra parte, ma che Reggio Gap non ha visto nel taglio di Barresi né di Vanessa Giugap, quindi si riparte con calma. Adesso fanno segno della panchina di usare la testa. Adesso Bevelin in Guerra. 1 contro 1, palla verso Prella, gran finta, poi prova ad andare bene da Careggio Gap, gran taglio e conclusione dentro. Questa è stata una grande azione, si è aperta un po' troppo sull'ala la difesa per cercare di contenere le penetrazioni dei terzini. Occhio a Babbo adesso a cosa combinerà. 10-9, il primo vantaggio per la Cellini Padova. Puz fermata con fallo. Adesso si è ribaltata un po' l'inerzia della partita dopo il time out. Adesso è Brixen che sta facendo fatica in attacco. Prima hanno provato 9-9, sì. Prima avevano portato a provare Babbo la centrale, che poi arriva una brutta palla persa. Sembra un calo di concentrazione, sì, di... Sì. Non so se è pronto anche a chiamare time out l'autore di Brixen. Non ha il per il momento mi sembra di no. Infatti. Ora vediamo Prela. Lo scambio con Berlin Garrua, ancora attacco e difesa schierata, che fino adesso ha funzionato. Deve avere comunque molta confidenza e fiducia in te stesso per farlo. Poi soprattutto una squadra contro il Brixen, prova il taglio e qua ha ragione Giorgia Meneghini, che si conquista il tiro dei 7 metri. Ha trovato subito un po' di spazio, era partito da lei lo scalare, ha trovato subito spazio da primo e secondo, ha provato a buttarsi dentro e si è guadagnato un 7 metri. E adesso... E si cambia, sì, dopo l'errore di prima. Sì, ogni volta che c'è un errore si cambia. C'è Carell, poi Beverly Guerrua contro Francesca Lucchini. Conclusione dentro, l'ha guardata fino all'ultimo secondo e poi scaraventa dentro. Beverly Guerrua, adesso sì, vantaggio per la Cellini. In caso di vittoria contro Brixen prenderebbe due punti fondamentali per la salvezza diretta, veramente fondamentali, e soprattutto sarebbe la prima vittoria contro Brixen in Serie A1 femminile. Però non lo... qua c'è stata l'infrazione, sì, passi di punto, passi di punto. Adesso Prela aveva interrotto il palleggio, costretta a questo lancio, però questi ultimi 10 minuti forse un poco meno horror di Brixen. Sì, da dopo il time out ha cominciato a fare un po' più di fatica. Era 6-9 se non sbaglio. Sì, il era 6-9. 6-9, bravo. Poi Vanessa Giugappa finta, palla dietro, ancora Prela, si rischia anche il passivo, tra poco probabilmente verrà chiamato. Prova Berlin in Guerrua, c'era passi, però c'era il fallo prima. E comunque è riuscito ad andare alla conclusione. Stanno facendo molta fatica, soprattutto fisica, i terzini e in difesa, a contenere le penetrazioni delle ragazze di Padova. Bisogna stare molto attente, però stanno tenendo bene. Occhio a Meneghini, deve andare col passivo, scarica il tiro, Beverly Guerrua, buona parata, attenta Francesca Lucchin, tiro forse era un po' centrale. Occhio a questo scarico dentro, che palla, che passaggio, già la Babba paratissima, Sonia Napulele,
ha probabilmente cancellato l'azione più bella della partita. Eh sì, questo poteva essere il modo migliore per sbloccarsi per Brixen, trovando un gol, diciamo, facile dai 6 metri. Però è stata brava Nabulele a negare la parità. Era bravissima Nabulele, ma ha fatto uno scarico eccezionale. Già da Babbo aveva perso l'attimo, sì. Aveva visto bene Violetta Vegni. Si vede quando c'è intesa tra le compagne, che poi ti vengono fuori anche giocate del genere. Che per un'ala può non è scontato. Ora però attacca ancora Padova, cercando più vantaggio. Carel tenta di andare, cerca spazio per la sorella Vanessa, e poi palla dentro, tiro d'angolo. Però c'è stata la deviazione della difesa. Si è trovato lo scarico un po' difficile qui. Taglio di Gatua. Carel gioca con Angela Prela. C'è già passivo. Scarico. Deve tirare adesso Vanessa Jogap. Lo fa Murat per bene. Attenzione adesso al contropiede. Non si è vista dall'altra parte. Poi Babbo ha una prateria per andare ancora già da Babbo. Brucia Sonia Nabulele. Torna a segnare dopo una vita Brixen. Era quello che ci voleva. Sì. Qui al limite dei passi, forse oltre. Qui Babbo comunque trova la rete della parità. Dopo due passivi forzati consecutivamente, adesso prova a cambiare qualcosa anche Sadi, inserendo Rodriguez da centrale. Inserendo Sofia Rodriguez, che è il nuovo acquisto. Lei veniva dalle Guerriere Malo, giocato l'anno scorso, dopo è tornata in Argentina e adesso è qui in Padova. E debutta in Serie 1 dopo aver debuttato in Coppa Italia. Esatto, sì. Infatti questo è il suo debutto in Serie 1 di quest'anno con Cellini Padova. Occhio a Berni Garua, che prova ad andare, gran gol, prende anche una botta sulla caduta, però dovrebbe essere nulla di grave. Riparte in velocità Brixen, deve approfittarne. Di Pietro palla dall'altra parte, finta poi sull'ala, conclusione dentro sul primo palo, 11 pari. Probabilmente si sta, non dico risvegliando, ma sta togliendo un po' di ruggine Brixen dai quei 5-6 minuti veramente difficili. Adesso c'è anche una bella differenza con Rodriguez in campo, e lei che comunque ha una certa intesa soprattutto con Barresi, entrambe erano al Malo l'anno scorso. Vedremo anche come si saprà integrare con le altre compagne. Però la finta, palla dall'altra parte con Vanessa Giogapo, grande incursione Vanessa Giogapo, che quando ha l'occasione anche di andare con uno contro uno riesce sempre a bruciare l'avversario. Si è aspettato il fischio per la rimessa e quindi bisogna ripartire. Un po' frena il ritmo di Brixen ed è quello che non ci vuole probabilmente per la squadra altoatesina. Dicevi tu che forse preparavo il time out, ma ancora nulla. No, beh, adesso non mi sembra come forse era prima il momento di chiamarlo. Invece prima sì, proprio scavalcamento da manuale di Vanessa Giocapi, ha trovato la rete del nuovo vantaggio per Cellini quando mancano 9 minuti all'intervallo. Dare il bello scarico, conclusione di forza, buona anche qui la parata di Sonia Nabulele, ma c'era stato il contatto prima, quindi tiro dai 9 di Pietro. Prova ad andare ancora a Sarano, che prende, dice, facendo una botta in faccia, però nulla di grave. Vediamo se riuscirà la montenegrina a creare qualcosa per le sue. C'è il taglio di Put, bella giocata per lei, secondo me si è creata per il suo tiro da fuori, lei che ha la mano più calda di tutte nella squadra, quindi ci sta approfittarne. C'è fallo, forse anche 2 minuti. Sì. 2 minuti per Di Pietro. Abbiamo visto Putz prima non più da sinistra ma da. Sì, non più da destra ma da sinistra stavolta. Dal lato della sua mano. Sua mano forte, ma il risultato non è cambiato. È vero. Lei che sta giocando molto bene in attacco e in difesa è il faro in questo momento, soprattutto poi con l'uscita di Di Pietro per 2 minuti. Ora vediamo come saprà sfruttare il vantaggio numerico Padova, che è il primo 2 minuti, se non sbaglio, in cui è in vantaggio come numero di giocatrici in campo tutta la partita. Da Verena Garua, buona palla verso Giorgia Menighini, c'è poco spazio, si crea però per Vanessa Giugap. E questa è stata un'altra buona conclusione di Vanessa Giogap, che lo ricordiamo è lì che insegue il podio delle migliori marcatrici del campionato italiano. Si sta dando da fare anche oggi per avvicinarsi sempre di più. Adesso vedo si scalda anche Serena Ghiarrua, sì. Probabilmente viene superato il suo momento, che lei è un'altra giocatrice molto
forma e Pettina utilissimo soprattutto in momenti di infortuni. Aveva fatto bene anche in Coppa Italia contro Pontigna, soprattutto nel primo tempo, che buona parata di Nabulele. Come sta facendo molto bene Nabulele, fino a questo sì, solida. Sì, sì. Quindi 13-12, anche se l'azione di Blitz non è stata così efficace. Siamo in superiorità numerica un po' difficile. Adesso esce anche Giorgia Meneghini, un po' di pausa per lei, in vista dei prossimi minuti. E prelava in ala, penso. Sì, sì. Direi di sì. Che è il suo ruolo originale. Vediamo lei, Mancina che gioca da centrale però prevalentemente, e qui esce proprio a giocare da centrale. Palla verso Serena Ghiarrua, che prova per uno contro uno, questo è il suo movimento, e poi buona palla verso Careggio, Gap tira un missile però fuori, forse l'ha anche sporcata. Non credo, comunque qui questi sono i gol da là che bisogna fare, c'era spazio per trovare forse quell'angolo che non è riuscito. Adesso chiama lo schema Brix, c'è Muratovic a gestire il possesso, Saranovic a destra e time out. In questo caso giusto? Forse. Aveva occasione di chiamarlo, forse l'ultima di questo primo tempo, giusto farlo. Adesso, avendo occasione del time out, c'è stata la Coppa Italia? Sono cose della Coppa Italia, ok. Sono due squadre che hanno fatto il loro percorso. La Cellini ha perso contro Pontigna capolista, che ha vinto prima contro Mezzocorona dopo un primo tempo difficile, e la Cellini ha fatto il suo percorso, ha perso contro Pontigna, comunque come dicevi tu prima, portando e giocando comunque un buon inizio di partita dopo sciogliendosi. Invece Brixen, grandissimo cammino fino in finale, poi però ha mancato qualcosa contro Elche. Sì, il campionato quest'anno è molto più aperto, ci sono direi più squadre rispetto all'anno scorso in grado di competere anche per vincere i trofei, come è stato nel caso di Erice. Quindi Brixen, pur essendo una squadra che, come diciamo in avvio, in ripresa rispetto all'inizio stagione, comunque trova diverse squadre competitive sulla sua strada dopo aver vinto l'anno scorso sia campionato che Coppa Italia. Sarà sicuramente più difficile quest'anno, anche perché ripetersi è sempre la cosa più difficile. Certo. Però bisogna fare i complimenti invece, sai chi? Al Brixen maschile, perché ha vinto la Coppa Italia. Giusto. Dopo 35 anni. Esatto. Quindi bisogna fare i complimenti soprattutto a una società che sia nel maschile che nel femminile sta facendo grandi lavori ad alti livelli. Ora però si torna alla pallamano giocata di Pietro e Punto, che rimane a sinistra. Se non sbaglio c'è anche Di Cora che è entrata. Da Imobile, che ancora non si ripalla sullo scambio, però Muratovic ancora palla dietro. C'era la possibilità di dare sull'ala molto bene, però il passaggio è stato un po' forzato, non si è toccato. Poi Muratovic prova a conclusione, ma proprio davanti a Sonny Nabulele che la fa sua. Poi deve rimettere in gioco, si alza con calma. Qui c'è il rischio anche di commettere infrazione. Sì, non c'era bisogno di rischiare, effettivamente. Anche se probabilmente si sperava soprattutto dalla panchina della Cellini un contropiede veloce in questo momento della partita. 5-1 intanto per Brixen. Eh sì, poi Vanessa Giugab murato da punta che fa scendere la palla lentamente tra le braccia di Lukin. Adesso può andare in velocità Brixen, rischia che passi ancora più punta e prova Di Pietro, scarico dall'altra parte, uno contro uno Muratovic, e poi infrazione commessa da Serena Ghiarrua. Ancora Di Pietro, 5 minuti alla fine del primo tempo. Un tempo molto importante, soprattutto carino, bello, delle belle azioni e molto equilibrato. Scarico, vedete la palla, Careggio Gap, compete l'infrazione. Di Pietro sembra avere poche idee. Non so come schermo, non so come funziona. Se prova col tiro da fuori, mette d'accordo tutti. Le famose castagne dal fuoco tolte da Puccia, ancora in elevazione come inizio gara dopo un attacco così difficile per Brixen, che si sta affidando molto a queste soluzioni dei 9 metri con Puzzi soprattutto. Sì.
possono funzionare fino a un certo punto, anche se dopo, se ti arrivano parziali come quello di prima, diventa difficile. Ovviamente poi dipende come reagisce poi una squadra come Padova, in questo caso paratissima di Lukin su Careggio Gap, che l'ha trovato bene la penetrazione, però ancora più bravo il portiere di Bressanone. Scarico dall'altra parte, Muratovic finta, prova ad andare, poi palla verso il pivot che cerca lo spazio, che incorna, la messa di polso, sì, sotto l'incrocio, grande frustata, è stata Violetta Vendi se non sbaglio. E questo è il gioco del pivot che dicevamo prima, perché se lo fa molto bene. Rientra intanto Meneghini e prende la torna centrale. Sì, occhio a Servigliarua, scarico. Adesso c'è Davide Garrua però che gioca a destra, prova lo spazio e si va a prendere il fallo, ha perso l'atto. Al massimo che si poteva prendere a quel punto i 9 metri. Perché probabilmente è difficile, si è visto in questo caso, com'è giocare nella posizione dell'altra parte, quella invertita rispetto alla mano, passare in Garrua con una bella incursione, c'era tantissimo spazio. Poi si è creato da Davide Garrua che è andata dalla sua parte a togliere la marcatrice. Dietro 14-14, 3 minuti alla fine del primo tempo. Però forse a Brix serve qualcosa in più per arrivare qua. Prova, tanto spazio, passa. Infrazione nel campo di Put e quindi può ripartire Padova con calma. Fino a questo momento direzione di gara corretta, attenta. Partita non troppo fallosa, lasciano abbastanza, diciamo, più che altro sono tante giocatrici bravi, uno contro uno, tirano da fuori, riescono a trovare bene le incursioni. E pochi due minuti qua Serena Garrua prova anche a liberarsi per la conclusione, ma viene chiusa molto bene. Che succede? Giallo? Per Rubino? No, per Rubino. Per proteste sulle azioni precedenti, sull'inflazione. Ora riparte il cronometro, già un minuto è stato mangiato verso la fine del primo tempo, due minuti alla fine, Prela scambia con Giorgio Meneghini, palla ancora per lei ma c'è poco spazio per attaccare, palleggio, ancora Prela, può andare l'1 contro 1, concludere invece no, una bella palla per Careggio Gap che però non ne approfitta e poi prova ad andare, palla dentro, Careggio Gap! 15-14, ora vediamo Babbo in possesso di palla da centrale, lo scarico, fallo e manata, infatti si sì. Volontario per Berresi che va subito a scusarsi. Quindi due minuti in un momento di partita delicatissimo. Per gli ultimi due minuti, perché siamo appena oltre un minuto e 50 a finire questo primo tempo, quindi chiuderà in inferiorità numerica Cellini, vedremo come la gestirà anche in attacco poi. Ovviamente è quello che serve anche adesso a Brixen, perché non fa fatica a trovare proprio fluidità nella manovra in attacco. E dovrà fare tutto la fine del primo tempo e anche i primi 10 secondi del secondo in vantaggio numerico. Muratovic palla verso Vendi che prova a girarsi, fallo dai 9, molto bene la difesa qui composta dalle sorelle Garrua, che la faccia soprattutto tenere giocatrice con quei movimenti. Palla nell'ala un po' lasciata lì, però ancora appunto Di Pietro, la conclusione basta ancora Sonia Nabulele e rimessa per Brixen. Altro intervento importantissimo, ancora Di Pietro, buona questa palla e c'è spazio per la conclusione dentro di Sara Hilber. Hilber sì, che era stata usata prima come appoggio soprattutto da Pulso, ma qui invece è stata trovata bene da Di Pietro, direttamente da centrale all'ala, e trova la sua seconda rete se non sbaglio. No, anche un po' di più, mi sa che anche tre le ha fatte. Questo è stato un bel passaggio, poi schiacciato dentro l'area. Mancano 50 secondi, prova ad andare, deve Garrua a sfondamento. Sì. Giusto più lo sfondamento, vediamo adesso perché deve rimettere veloce, perché se vuole provare a riportarsi in vantaggio. 40 secondi comunque, direi che sarà l'ultimo pallone di questo primo tempo. Ha alzato la difesa qui Brixen per sfruttare la superiorità numerica, ha forzato uno sfondamento qui però. Forse. Forse un po' affrettato questo tiro considerando la situazione di superiorità numerica e anche del tempo rimasto. Infatti l'avevi detto tu, provava ad assicurarsi forse l'ultimo tiro, invece no, probabilmente ce l'avrà la Cellini, Serena Garrua, palla verso Serena Garrua, la tocca col piede, infatti sì, è infrazione, 10 secondi alla fine, palla lunga, molto bella, Violetta Vendi, 16-15 per Brixen,
gol all'ultimo che permette alle giocatrici altoatesine di portarsi in vantaggio all'ultimo secondo praticamente, e quindi finisce il primo tempo così 15-16. Dopo un po' di lanci di spot pubblicitari direi che ci svegliamo per il secondo tempo con una partita che ha un secondo tempo molto bello da che ci aspetta. Gio, a tra poco. Sensibilissimo, troppo.
Parte il secondo tempo qui al Palla Farfalle con Brixen in possesso, adesso attacca a destra, ovviamente buona questa palla subito per Di Pietro, che provano a sfruttare i 10 secondi in cui sono in superiorità numerica. Palla verso il pivot, si gira bene, anzi no, perché Vanessa Giocap la tiene bene, permette a Barresi di tornare. Sembra avere già un altro pieno, un altro atteggiamento Brixen questo secondo tempo, da la forza, la volontà, la cattiveria per la quale è entrato in campo. Presto per dirlo, però come prima azione mi sembra, adesso vediamo qui però l'incrocio per Putz. Poi continua a palleggiare, trova l'posizionamento, prova in qualche modo e l'ha lasciata forse un po' troppo facilmente Beverly Ningeru a penetrare già da Babbo, e non bisogna mai lasciare quello spazio per Babbo. Poi lo scarico verso Giorgio Meneghini, parata di Lukin e anche Aria. Fallo Aria, sì. Ma sulla penetrazione un po' sulla penetrazione. Cavolo. 15-17 tutto. Scarico poi Di Pietro, ancora Put sulla destra Di Pietro. Put può andare l'effort, forse al tiro no, preferisce andare ancora da Giada Babbo, poi Di Pietro, scarico verso l'ala ma c'è poco spazio, chiuso bene, poi Hilbert, ancora Giada Babbo ma chiude la difesa di Padova. Poi Put fa uno contro uno, ha tanto spazio, incrocia bene, però c'è bene, buon momento di Brix, più 3 all'improvviso, torna al massimo vantaggio. Devo correre adesso per Ningerua, scarico Vanessa Giocap, prova la penetrazione Vanessa Giocap, che giocata, pallonetto fantastico in caduta Vanessa Giocap, attenzione però perché adesso Brix ha tanto spazio per correre, prova a farlo, fallo fortunatamente sì, 2 minuti tiro dei 7 sì. Michela Barresi sulla penetrazione ed è il secondo 2 minuti per Barresi. Quindi deve fare molta attenzione, anche perché è l'unico pivot di ruolo per Padova. Adesso però c'è che si commette un errore nella lettura della marcatura. Già da Babbo contro Sonia Nabulele, portarsi a più 3 subito di prima senza aspettare la finta, molto bene già da Babbo. Adesso vedremo, aveva con l'inferiorità nel primo tempo aveva faticato soprattutto ad attaccare Cellini più che a difendere, vedremo adesso soprattutto ora che Brixen è rientrata molto bene dall'intervallo. Giorgia Meneghini scarico e poi infrazione in attacco, palla lunga ma grande recupero da wide receiver di football americano con una mano sola. Siamo in tema visto che tra poco arriva esatto. Il momento del Super Bowl. Prela, Meneghini, Vanessa Giocap, ancora Meneghini, prova uno contro uno, attenzione Vanessa Giocap virata, scarico, fallo, tiro dai 9 per la Cellini. Ancora Prela, scarico per Ningerua, spazio, anzi no, si chiude bene la difesa di Brixen, anche soprattutto favorita dalla superiorità numerica. Poi c'è spazio forse sì per andare per Meneghini, brutta svista difensiva e poi l'arbitro tocca la palla dopo che l'aveva parata Lukin e non permette a Karel Giocap forse di prendere un pallone che era giocabile. Sì, aveva detto Vabbè. Che sarebbe uscita, era già uscita probabilmente, anche se ho i miei dubbi al momento, dopo magari ce l'andremo a rivedere. Di Pietro chiama lo schema, può approfittarne ancora Di Pietro, scarico, prova ad andare sull'ala, forse qui ha sbagliato il passaggio Saranovic, finta, prova Di Pietro, scarico molto bene verso Hilbert, conclusione sul primo, spiazzata Martina Brock e quindi torna in vantaggio ancora di più Brixen, anzi massimo vantaggio sì, direi. Ora vediamo come reagirà la Cellini, che deve ancora affrontare un po' di secondi in inferiorità numerica, poi probabilmente rientrerà Barresi. Sì, Vanessa Giocap, c'è bisogno di un gol rapido, però la difesa di Brixen è salita di livello, ha alzato i giri del motore. Prela, palla dall'altra parte ancora Vanessa Giocap, probabilmente tra poco chiamerà passivo, poi fallo e si fa male anche Michela Barresi, probabilmente fortuito, e viene fermato il tempo per vedere le condizioni di Barresi come sono. Adesso si rialza, ha preso la botta un po', sì. Bel po', però vuole rimanere in campo lo stesso, sì.
È la caviglia, immagino, l'aveva messa male forse. Però vuole continuare lo stesso. E rimette proprio lei. E zoppica ancora. È un rischio però così, eh. Occhio a Prela. Scarico. Quella beve l'ingherrua. Prela. Forse deve prendere in mano un po' di più la situazione e provare la giocata adesso. Vediamo cosa faranno. Si scambiano ancora la palla tra terzino, sinistro e centrale. Palla di là, poi rimessa molto bene adesso di Brix, che prova ad andare sulla sinistra. Babbo prende la palla, c'è tanto spazio verso Hilbert. Corsa all'indietro molto lenta il difensore della Cellini, ne approfitta Hilbert. Buon contropiede adesso di Brix, ancora una volta di più un massimo vantaggio. Sì, vedo un po' in difficoltà adesso la Cellini, anche proprio a livello di linguaggio del corpo non mi sembra ci sia grandissima fiducia adesso. Sì. Che però anche qua da questo passaggio perso da Bevelin-Ingerrua, proprio anche a far partire l'azione sta facendo fatica. Hilbert, palla di là, Babbo prova, ancora Hilbert, ha tanto spazio per andare, con mano sinistra e trova un grande angolo, un grandissimo angolo, non riesce a intervenire Martina Brock. Quindi 16-22, time out forzatissimo, inevitabile, sì, perché si stava sciogliendo come neve al sole la Cellini. Tra poco dopo il time out. Io non sento. Allora, uscita dal time out. Uscita del time out delle due squadre. Adesso la Cellini in possesso dopo aver subito il gol. E lo scarico, attenzione, Sofia Rodriguez. Palla buona verso Barresi e poi palla fuori. Palla fuori, anche se forse è la prima giocata col pivot che vediamo della Cellini. C'è tantissimo spazio a destra per Brix che non ha approfittato. Di Pietro prova, conclusione, Sonia Naburelle che è entrata con il tiro dei 7 metri e non c'è 2 minuti no. Per nessuno. L'arbitro parla con Sofia Rodriguez, anche se vedevo più fallo di Barresi in questo caso. E andrà già da Babbo, chiaramente. Quindi già da Babbo contro Sonia Naburelle, finta. Prova già da Babbo, parata di Sonia Naburelle. Le posso dire, dopo una prestazione nel primo tempo veramente positiva, serve a tutta la squadra, direi, visto il momento complicato. Eh sì. 16-22 più 6 Brixen, una voragine da colmare per la Cellini. E Brixen un vantaggio da gestire al meglio. Vanessa Giugappo, Sofia Rodriguez prova ad andare, poi litiga un po' col pallone con la palla, ma c'è fallo della difesa che si sta caricando sempre di più e sta giocando sempre meglio. Sofia Rodriguez palla dietro e poi piede di Di Pietro e quindi si rimette ancora dai 9. Un po' in ombra in questo momento Bevelin Ingerrua, forse ha poco spazio, ma in generale tutto l'attacco della Cellini. Prova adesso ad andare, Vanessa Giugappo subisce il contatto ed è ancora dai 9. Sette minuti dall'inizio del secondo tempo. Adesso ancora Barresi, probabilmente anche tra poco scende la passiva, si colpisce all'Eder Rodriguez, vediamo come si mette proprio Rodriguez e tira praticamente nelle mani di Lukin, che poi fa questo grandissimo passaggio. Già da Babbo! Incrocia ancora una volta, vola Brixen. 23-16, non ci sta più capendo nulla da Cellini, forse si aspettava il contatto sul tiro di Rodriguez. Sta trovando la rete con facilità un po' in tutti i modi adesso Brixen, soprattutto sta difendendo molto meglio rispetto alla prima frazione di gioco e il gap è netto e si sta formando e si sta aprendo sempre di più. Sono molto convinto che la chiave sia quella, proprio la difesa, come ha alzato il livello. E c'è fallo da 2 minuti con una spinta, sì, lontano da possesso su Bevelin-Ingerrua, fuori tutte.
che può essere un rischio per le azioni a difesa schierata, perché poi era il terminale offensivo più cercato. Ha comunque un vantaggio cospicuo da gestire Briggs, adesso deve fare l'inferiorità numerica. Sofia Rodriguez ancora, però stavolta gestisce il possesso Berwin, almeno sempre a partire da centrale. Palla di Vanessa Jogap, conclusione forzata, molto forzata, ma la riprende ancora Vanessa Jogap, che in volo, in un centimetro di terreno di gioco, riesce a non prendere la linea, a non entrare in area, prendere il suo stesso rimbalzo, diciamo così, il rimpallo, e poi metterla dentro. Sì, appena la seconda rete per la Cellini in questo secondo tempo, tutte e due su situazioni un po' estemporanee, che in questo momento è quello a cui ci si deve un po' aggrappare per provare a rimanere a contatto, provare ad alzare anche la difesa qui. Ma sì, bella questa palla, però troppo facile questo taglio, non si sono capite in difesa. Non sono capite in difesa, però gran passaggio con i tempi giusti, e ancora una volta gran gioco col pivot. Prova Vanessa Giocava, buona palla dietro, prova Giorgia Meneghini, altra parata di Lukin, deviazione di Di Pietro che non riesce a intercettare la palla e lascia la speranza di un'altra occasione, perché in questo momento rimane forse solo la speranza alla Cellini. Però gran difesa e altra gran parata di Lukin, che si dimostra uno dei migliori portieri del campionato sicuramente. Lei che invece non ha vinto il premio, l'ha vinto Nila Bertolino di Cassano quest'anno. Però andare con la Vanessa Jogap, aveva segnato, ma c'era stato fallo prima, soprattutto il fischio prima della direttrice di gara. Quindi 17-24. Barresi, Vanessa Jogap, prova ad andare, Giorgia Meneghini, ancora Vanessa Jogap, conclusione! Bunca la porta, 18-24, ancora meno 6. Anche in questo caso non un attacco pulitissimo, però comunque ci ha pensato Vanessa Jogap. Ora Babbo in possesso della palla, Di Pietro. Ha alzato un po' la difesa? 5-1 adesso. Sì, sì, già l'azione è prima. Saranovic, Di Pietro. Non salire anche Barresi, riscambio qua dietro. Saranovic, gran taglio, gran palla verso l'ala e poi parata con le lunghe leve di Sonia Nabulele, e poi la palla rimane lì. Preso anche un contatto, Hilderman non è riuscito a recuperare la palla, grandissima parata di Sonia Nabulele, che prova ancora a tenere a galla Padova, prova a palleggiare, gran palla di Beverly Ningerrua e altra gran parata di Lukin, stavolta su Michela Agustina Barresi. Ha fatto il movimento giusto Barresi per andare a ricevere, ma ancora Lukin. Forse all'inizio del secondo tempo questo gol sarebbe entrato, con tutta una fiducia diversa. Adesso è rientrata Put e torna in parità numerica Brixen, che è riuscita a tenere come le distanze. Questa è una colossale perdita difensiva e grande azione ancora una volta di Brixen, che sembra sempre di più saper attaccare tutti i tipi di difesa. La difesa non sta più funzionando invece per Padova, che anche qui si perde il pivot di nuovo, era già successo qualche azione fa. Forse le sta mancando proprio quella tenuta mentale di cui tutti parlano. Sentivo molto spesso anche i commenti che fanno sia su Brixen che sulla Cellini. Su Brixen sappiamo che è una squadra comunque navigata, che si è tanto un gran gol di Davide Guerrero che si blocca. Brixen comunque è una squadra navigata, che sa tanta esperienza, sa quando deve correre, come in questo caso, anche se è stata un po' imprecisa. Padova invece, mi confermo a tutti, siccome l'età media molto molto bassa, ma veramente bassa, perché stiamo parlando di in questo momento in campo una 2001, una 2004, una 2000, una 2002, una 2005, una 2004, quindi comunque l'età media molto bassa, ma il fatto proprio dell'inesperienza, che poi soprattutto emotiva, che manca in queste, a questo livello, soprattutto contro queste grandi squadre, anche perché penso, Gio, che se poi riesci a tenere testa a una Brixen così, vuol dire che sei candidata a fare bene in Italia. Sicuramente tutto giusto, però alla fine quello che, il dato che possiamo trarre da questi primi 12 minuti è molto semplice: Brixen sta facendo tutto bene, la Cellini sta facendo fatica a fare qualsiasi cosa. Qui però brutta palla di Babbo e buon recupero in difesa di Karel Jogap. Adesso sembra correre male invece Brixen, veramente poteva fare qualcosa di meglio, o forse avere più pazienza. Sì, probabilmente sì, non era esattamente il momento di forzare, anche se può essere forse questo il momento della partita in cui allungare sempre di più il margine. Brutto intervento, ma va Prela poi sul vantaggio, e dopo 2 minuti per Babbo, che aveva atterrato Vanessa Jogap.
Adesso prova anche a spiegarsi con la direttrice di gara, ma è andata completamente fuori tempo. Sì. Tanto pian piano. E forse, esatto. 21-25, meno 4 disattenzioni di Brixen e in inferiorità numerica, quindi occhio a come si svolge la partita, non siamo neanche a metà del secondo tempo. Probabilmente Brixen ha sentito che era il momento di accelerare, di provare ad allargare il vantaggio, ma ha commesso qualche errore, qualche imprecisione di troppo, cercando appunto di alzare i ritmi, e in un modo o nell'altro la Cellini si sta riportando un po' più a contatto, adesso appunto meno 4. Sai che hai ragione, sembrava proprio frenesia in certi momenti. O forse calo di tensione, un po' come era successo alla fine del primo tempo, a metà del primo tempo. Ora vediamo Di Pietro, lo scambio con Saranovic, buona palla, ball 1 contro 1, l'ala c'è tantissimo spazio, troppo spazio lasciato da Angela Prela, quindi ne approfitta Muratovic. Ripresa in gioco, prova ad andare in velocità, Berlinga, grande incursione! Con tre passi si è fatta tutta la metà campo praticamente. E ci sarà l'extra player? Sì. Prima non era in extra player, no. È la prima volta che lo tenta. Lo era, forse lo era stato. Prima volta, sì. Ok. Di Pietro. Punta ancora. Lo scambio. Non si va dall'ala come prima, si va dall'altra parte. Punto sulla destra, però l'uno contro uno, supera bene Barresi, ma poi c'è il raddoppio. Ben fatto in questo caso della Cellini in Ghiarrua. Prova ad alzare i toni, adesso anche la Cellini. 22-26. Sempre in mano con l'extra player, putta, scarico dietro, Saranovic, conclusione bassa, attentissima, Cellini-Garrua, c'è la porta vuota, non tira, in questo momento Cellini-Garrua preferisce andare da Vanessa, giocato, scarico, Barresi, fallo, è dentro, ma ha preso in faccia forse Lukin, vediamo perché saranno i due minuti. Questo è un bel dilemma. Forse neanche due minuti? Sì, prima, due minuti prima... E anche gol probabilmente non si ritiene il tiro in faccia tipo volontario al portiere, perché poi ne abbiamo viste diverse di queste situazioni. E due minuti per la spinta sul tiro netta di Michela Barresi. Adesso due giocatrici in meno. Sì. 23-26, la situazione si fa delicata. In realtà così. Adesso sono curioso di vedere come gestiranno questo possesso. Hanno comunque l'extra player, il portiere non è in campo e la Cellini alza la difesa per un po'. Di Pietro, Hilbert prova ad andare in uno contro uno, ma Careggio Gap resiste molto bene. E time out. Scelta giusta, direi. Sì. Allora, direi che ne approfittiamo per questo time out per ricordare che questa è l'ultima partita e soprattutto per ricordarvi della vittoria di uno con di Prato contro Mestrino, che è una sfida delicatissima, anche perché Mestrino per un attimo era in vantaggio verso la fine, invece poi Prato è riuscito a recuperare molto bene, che poi può essere un avversario diretto di Padova, così come Casalgrande che ha battuto Cassano 26-24, risultato che interessa molto Padova. Il risultato invece per Brixen è che Erice ha battuto Ferrara, che è probabilmente la più vicina in classifica di Brixen. Poi c'è Pontine che prosegue la sua cavalcata 31-22 contro una mezzo corona, che dopo un primo tempo molto buono si è arresa. E poi la vittoria facile di Salerno contro Teramo. Classifica si rimane con Pontini e Salerno prime e seconde, Erice che al momento scavalca Brixen, ma vediamo questa partita, perché se Brixen vince si riporta terza, se no rimane dietro. Cellini Padova 15, buon recupero di Vanessa Giugatti che può andare anche a porta vuota, prova la conclusione improvvisa, finta di passaggio e palla dentro, si danno la carica le giocatrici di Padova perché sono all'improvviso a meno 2. Questo doppio due minuti può essere un bello snodo della partita, che adesso ha virato improvvisamente di nuovo a favore della Cellini, che si è riportata a meno 2. La Brixen deve resistere, perché comunque adesso sono una giocatrice meno e ha 3 gol di vantaggio grazie a questa conclusione. Adesso ritorna anche Lukin fuori Babbo, vediamo come adesso attaccherà la Cellini, deve cercare un gol veloce, buona la palla verso Barresi che la tocca leggera e rimane ancora sul meno 2. Tanti gol
ma partita molto equilibrata, 25-27, con ancora metà del secondo tempo da giocare. Il pubblico al Palla per Palle si sta facendo sentire. Si sta facendo sentire, sì, già solo 5 minuti fa, anche meno, non avremmo probabilmente pensato che si potesse riaprire così la partita. Qui fallo di Vanessa Giogà, penso su Babbo prima, sulla prima impressione. Adesso si riparte dai 9, ancora Babbo, finta, palla dietro di Saranovic, può scaricare, anzi no, perché la ferma Berlingarrua con fallo, sì, è riuscita a concludere, ma palla larga. Il tiro dai 9, extra player ancora per Brixer, però Andrea Saranovic palla dall'altra parte verso l'area, tanto spazio già da Babbo, che poi subisce il contatto di Vanessa Giogà e 2 minuti cerco. Non l'ho visto benissimo, ma insomma qualche dubbio ce l'hanno un po' tutti, mi sembra, anche sulla panchina di Padova. Sì, anche perché sembrava aver tenuto un buon posizionamento, sì. Vanessa Giogap, poi una giocatrice brava e esperta, soprattutto ad alti livelli come Babbo, bene a cercare proprio il contatto, cercare il più spazio possibile dopo conquistarsi questa azione che può rimettere l'inerzia in favore di Brixen. Conclusione ben fatta, molto ben fatta, e quindi si riporta più 3 Bricks, 28esimo gol di serata. Secondo te, se dobbiamo prendere due nomi per Bricks in questo momento, quali potrebbero essere? Chi è riuscita a diciamo a costruire quel grande vantaggio e chi sta giocando meglio adesso? Intanto qui un'altra palla persa, non bene. Adesso mi pare che Muratovic, che sta giocando anche, è passata di nuovo da terzino, sta cercando di prendere un po' per mano la squadra insieme alla solita Puz, invece, che qui trova lo scarico per l'ala e le ritorna il pallone in mano, sì, dopo la parata di Nabulele. Ancora una volta molto brava, solida per questo momento, scarico di Di Pietro, si riparte, l'azione riparte adesso da zero, Puz verso l'ala, c'è spazio forse adesso per il taglio, buona palla verso il pivot, ma parata! Ma parata ancora Sonia Nabulele. Qui forse graziata Padova anche soprattutto dal suo portiere che sta facendo un lavoro eccezionale. Sì, perché ancora una volta non ottima la difesa sul pivot. Vegni comunque sta facendo una bella differenza, anche lei si sta muovendo molto bene da pivot, qui è stata trovata ancora. E qui invece trova la rete del nuovo 1-2. Ha deciso di sparare come un cecchino all'improvviso, ha le qualità per farlo, l'abbiamo visto, la finta, la conclusione, palo, forse ce la fanno, anzi no, recupera Angela Prela, scarico per Barresi, riparte l'azione velocemente, attenzione che deve recupero dietro, ma lo vede bene Angela Prela, 26-28 e possibilità di andare a meno 1 per la Cellini Padova dopo un'eternità. Qui sfortunata anche Brixen dopo la conclusione, perdendo il palo. Scarico e lo scambio tra le sorelle Ghiarrua, prova ad andare Serena, finta e controfinta, ancora un'altra finta, fallo, una spinta, si riparte dai 9 metri. Barresi, 12 minuti alla fine del secondo tempo, ancora Vanessa Giogap, finita, conclusione, scaraventata in aria, poi chiama un contatto che non c'è, bene Lukin, solida, perché il tiro era abbastanza centrale. Di Pietro prova ad andare Muratovic, probabilmente c'è lo scarico per Puzza che ha tantissimo spazio, subito il contatto, qua prende anche una botta a Barresi e infatti l'ha vista, ecco qua, ma probabilmente involontaria di Puzza sulla girata. E quindi si riparte con un normale tiro dai 9. Vediamo, perché probabilmente Puzza proverà anche a sparare da lì. Ah, preferisce girare. Pietro vuole attaccare con calma Brixen, anche perché fino a questo momento ha trovato sempre delle buone soluzioni. Poi lo scambio, Di Pietro ha tanto spazio, ma ancora più spazio, Hilbert! Sara Hilbert! Ancora lei, 26-29, grande attacco di Brixen, muove bene la difesa, adesso prova ad alzarla anche la propria difesa. Poi prova Berlingarrua, grande parata di Lukin! E poi fa finta di passare in avanti, ma c'è poco spazio perché la difesa torna bene, ma c'è stato un contatto duro tra Beverly di Garrua e Putti, immagino, per terra. Sì. Però sì, penso si rialzano tutte e due, sì, senza problemi. Alla spalla Putt, invece Beverly di Garrua già in piedi. Fase molto equilibrata, ma forse un po' meglio Brix.
Adesso appunto la partita è ancora in equilibrio, come hai detto tu. Brixen, soprattutto quando sale Babbo da taglia dall'ala centrale, trova sempre in qualche modo una soluzione per aver dato il gol dall'ala di Liber. Adesso Bobby invece fa i terzini e buona parata di Nabulele. Sì, gran parata di Nabulele, poi il palla verso Violetta Vegni, ma non riesce a controllarla. Palla di Belen Gherrua per Serena, che prova a correre, c'è tanto spazio per la Cellini. Serena e Gherrua, parata! E poi prova Parresi con una magia, ma aveva già invaso l'area. Forse qui doveva passare. Aveva comunque trovato una buona linea di penetrazione, ma in questo momento Lucchini sta facendo una bella differenza. Sta facendo una bella differenza, ma come sta facendo una differenza adesso anche su Nabulele, che sta facendo un partitone degno poi dell'avversario che si trova davanti. 26-29, ventesimo del secondo tempo, cinquantesimo della partita, 10 minuti alla fine. E adesso come attaccheranno le altre tesine, finta e contrafinta, palla dall'altra parte, troppo schiacciate, prova punta a inserirsi, palla sotto e gol, gol e gol pieno. Su 4 e grande iniezione di fiducia per Brixen, che sembrava vedersi ricucire lo strappo un po' troppo, invece adesso ha tirato una bella botta, anche un po' di respiro. Alla fine arriva Putto quando le cose non vanno bene. Per Brix è finora sempre stato così. Sì, adesso prova ancora Serena Gherrua, c'è tantissimo spazio verso Hilbert, che lascia ripassare forse tardi, la tocca, ma il tiro è innocuo per Serena Nabulele, che è il giocato. Adesso vediamo cosa gestirà Padova, prova ad andare, Beverly Gherrua incursione, palla dentro sul primo palo, molto bene, 27-30, brava Beverly Gherrua. Forse qui, no, non era frettoloso, il passaggio ci stava, direi, per Hilbert, un po' impreciso. Però fino a questo momento Brixen sembra avere la situazione sotto controllo, ma deve ancora una volta colpire, perché la Cellini non è ancora doma. Di Pietro e Putte, Papo prova ad andare, ma poi subito anche il contatto. Putte sulla destra, sembra andare con un contro uno per fissare su Inver, che sta facendo una gran partita anche lei. Papo finta, palleggio, c'è passivo, c'è passivo. Ancora Babbo, uno contro uno, finta contro finta, ma passivo, chiamato, anzi passi, passi. Questa è la prima azione che non va a buon fine e che non riesce neanche a tirare. Brixen, meno una partita, buona palla verso Prela, che prova ad andare, Angela Prela, meno due, ritorna a 30. Angela Prela colpisce dopo una grande incursione di Berlini Gherrua, che sta facendo la differenza. Non è assolutamente finita. Quando Brixen sembra per un attimo tornare di nuovo in controllo della partita, arriva e invece che disattenzione, e palla fuori, la palata Sonia Nabulele, la palata Sonia Nabulele ancora una volta, 28-30. Che partita stiamo vedendo? Stiamo vedendo una partita in cui Brixen non riesce a chiuderla, ancora qualche errore soprattutto in attacco adesso, qualche pallone buttato via, qualche tiro sbagliato anche non forzato. Però effettivamente non sono più quelle imprecisioni proprio di passaggi regalati, è più quello. Serena Gherrua, finta e controfinta, buona palla verso Angela Prela, che però non riesce a tirare. Palla dall'altra parte, fa segno anche noi, segno di andare, poi buona palla verso Barresi, che subisce il contatto, stava girando in penetrazione, ma non penso sarà tiro dei 7 metri, ma dai 9. Barresi, ora Berni Gherrua. Stiamo vedendo un alto livello di pallamano. Vanessa Giogap prova ad andare in penetrazione, ma adesso la fisicità è proprio aumentata della partita. Stiamo arrivando agli sgoccioli, buona palla verso Prela, che però non riesce a penetrare. Ancora Vanessa Giogap, palla dietro, rischia di perdere, rischia di fare pressione, protegge bene per Serena, buona palla verso Barresi, conclusione ancora Lukin, ancora Lukin, 28-30. Nel momento in cui sembrava fatta, c'è sempre Francesco Lukin. Qui c'è più Barresi però che Lukin, perché comunque il tiro dal pivot era stato costruito bene, non contestato, ma non ha trovato l'angolo qui. Qui bisogna essere più lucide, ovviamente, come dici tu. Sta mancando un po' di lucidità da entrambe le squadre, forse la Coppa Italia ha lasciato ancora qualche strascico da tutte e due. Punta ancora per Hilbert, conclusione, Serena, Sonia Nabulele ancora, Sonia Nabulele ancora. Sarà cosa la dodicesima, tredicesima parata? Ha fatto sicuramente un'ottima partita finora e ha alzato col passare dei minuti sempre più il suo livello, mi sembra. Direi di sì.
anche il tiro in questo caso era un po' centrale, però sì, non anche Dilber che ci ha regalato fino a questo momento la partita di ottime anche percentuali. Beverly Ngarua prova ad andare di forza, la palla è dentro, quel meno 2 è stato sfottato. Attenzione alla corsa di Brixen, prova ad andare di Pietro, però trova poco spazio, recupero, no, sembrava aver preso palla piena. Beverly Ngarua però deve tornare, grande spazio per Dilber che però non ne approfitta, non era pronta forse, e anche questa imprecisione dicevamo prima. Mix deve andare con calma, ma non troppo, è a meno 1, 5 minuti alla fine della partita. Put a spazio, può levarsi, ne ha tanto, ma c'è Sonia Nabulele. Poi lentamente la palla finisce su Hilder, forse un po' di passo, non c'era contatto. Di Pietro, ancora put. Palla dall'altra parte, chiude bene stavolta Prela, taglio. Poi put, tanto spazio, non la chiudono, non la chiudono, la chiude la traversa. La chiusa e la traversa, deve fare i conti anche con la sfortuna. 0 su 2 qua per Putin, in questa azione era stata trovata ancora qui bene dopo il tentativo di anticipo, non è andato a buon fine. Quasi clamoroso 0 su 2. E adesso palla del pareggio. Palla del pareggio e difesa alta, ancora 5-1. Prova ad andare, Vanessa Giocapo, fermata, fallo. Nessuna sanzione disciplinare. Tiro dai 9, ancora Vanessa Giocapo. Prela. Prova ad andare in avanti, ancora scarico dietro, Vanessa Giocapo cerca di inserirsi dentro l'area, Vanessa Giocapo, Vanessa Giocapo, ancora una volta Vanessa Giocapo, prova ancora il Brixen, la recupera Belli di Garrua, che prova 31-30, apoteosi Cellini a 4 minuti dalla fine. Disattenzione colossale dopo che Vanessa Giocapo ha fatto quello che non è riuscita a fare Puzza dall'altra parte, arriva questa palla recuperata che porta al sorpasso. 4 minuti, pazzesco, sembrava impossibile a metà del secondo tempo. Che disattenzione, extra di player per Brixen, che però non è in inferiorità, doppio pivot extra player, giocheranno in 7 contro 6, giocatrice in movimento, per andare Di Pietro deve costruire qualcosa, forse è la prima volta che ha una pressione così alta Brixen in questa partita di costruire qualche azione. Vediamo cosa combina. Put, finta, cerca lo spazio, adesso rientra forse Babbo, sì, che disattenzione, aveva lasciato Babbo il campo per cercare di far rientrare Lucchino perché l'azione stava prolungando, passaggio a memoria per lei, ma lei non c'era più. Questa è proprio la confusione che si crea nel momento in cui avevi una partita fra le mani e te la lasci sfuggire. Adesso la Cellini ha la partita, non dico tra le mani, ma comunque all'inerzia a favore, sì, in questi ultimi minuti. Vediamo adesso con la 5-1 di Brixen con Babbo. Vediamo se avrà la maturità alto anche di andare. Vanessa Giocap, ma sbaglia proprio la conclusione, sbaglia anche la ricerca del contatto. È stata molto brava la difesa di Brixen qui, che adesso però ha 3 minuti per costruire quello che forse doveva fare prima. Vediamo se farà ancora l'extra player. Penso di sì. Si aspetta ancora la direttrice di gara per entrare. Di Pietro adesso entra, sì, entra Eder, sì, andrà a doppio pivot. Put, fate entrare nel momento in cui serviva Put. Put ancora una volta risponde dopo le 0 su 2 di prima, segna il pareggio di Brixen, 31 pari. Penso si andrà molto da Put adesso in questi ultimi 2 minuti, ha sicuramente bisogno delle sue giocate Brixen in questo finale un po' più. Sì, direi di sì. Occhio anche a Giada Babbo ovviamente, portare il Grecito prima, anche se poi col doppio pivot diventa difficile trovare forse questa soluzione. Prova ad andare Serena Ngarua, c'è tanto spazio per Barresi, tanto spazio per Barresi, 32-31, però c'è una concentrazione in campo incredibile da parte di entrambe le squadre. Vediamo cosa fa Muratovic, prova ad andare uno contro uno e scarica e fa la cosa giusta forse, buca Sonia Nabulele, prova ad andare in velocità adesso Beverly Ngarua che prova con 3 passi, ancora Beverly Ngarua, partita dai ritmi forse nati, però attenzione perché adesso Brix è tutta in avanti, i due giocatrici palo sono ancora indietro, forse un po' stanche, c'è tanto spazio a sinistra, ma c'è tanto spazio per Muratovic, difesa in confusione totale, 33-33, sembra quasi un garbage time, ma non è tanto un garbage time. Botta risposta, contro risposta, contro risposta, 2 volte Muratovic per Brixen, 33 pari, 1 minuto e mezzo. 1 minuto e mezzo, 33 pari, direi che se posso, almeno per la Cellini, per quanto riguarda il percorso, qualunque risultato. Non dire niente, non dire niente. Vanessa Giocap, palla verso Barresi, conclusione parata, ma c'è 2 minuti, probabilmente sì.
sì, invece. 2 minuti. Ah no, solo per asciugare il campo. È appunto questo scelto. E sarà tiro di rigore, quello sì. E cambio. Cambio in porta per Brixen. E direi che se c'è bisogno di esperienza adesso e di lucidità, chi è meglio di Monica Prüster. 33 pari e Karel Giogapo che torna a battere il rigore. Finta. Karel Giogapo! Freddissima! Freddissima, 34-33, un minuto alla fine! Un minuto alla fine, anzi meno! Carico dietro, Di Pietro, ancora put, anche Muratovic, si andrà da put, penso di sì, scarico dietro anche lo spazio, buona palla per Babbo che però manca al momento la conclusione, il passaggio non è preciso, prova Di Pietro, Murata, poi ancora put, fermata col fallo, fermata col fallo. Tiro dai 7, manca poco, 25 secondi, put probabilmente si alzerà a tirare, anzi no, conclusione scarico, si può andare verso il pivot, ma c'è ancora fallo, dopo il tocco di Michela Barresi, si rispera un po' il palo farfalle, ma ci sarà time out a 15 secondi dalla fine, sembra giusto. Eh sì. Allora, se dobbiamo dire migliori in campo, permettiamoci questo, in questo momento. Una e una? Facciamo 2 e 2. 2-2 impegnativo. Beh, probabilmente Put. Sì, sicuramente. Poi io sono un po' incerto se Lukin, Babbo e Hilbert. Però Hilbert forse è stato un po' impreciso all'ultimo. Quindi... Decidi tu. Ti direi quasi quasi già da Babbo perché è stata decisiva nei parziali. Accetto. E per la Cellini invece io ti porto avanti la candidatura di Sonia Enabulele. Va bene. E Beverly Garrua. Va bene. Adesso però questi ultimi 15 secondi decideranno. Sì. Le sorti, se una vittoria, una sconfitta, un pareggio, vedete voi da che punto di vista la state guardando. Su Eleven Sports, questa partita che chiude il turno di Serie 1 femminile, questa quarta giornata di ritorno. Violetta Vegni probabilmente tirerà subito Di Pietro, finta, perde l'attimo! Forse c'era anche doppia, no? Put, scarico, Hilbert, gol! 5 secondi alla fine, gol pieno di Hilbert, scarico, Vanessa Giogà, prova, rete! È buono! Era rimasto fuori il portiere, clamoroso, clamorosa disattenzione ancora una volta di Brixen. Festeggia Vanessa Giogà, gol vittoria, 35-34, la Cellini fa un risultato storico. Che momento! Che momento questo per la Cellini, arriva proprio all'ultimo istante la vittoria al termine di una partita condotta benissimo dalla squadra di Sadi. Brixen non è stata la miglior Brixen per 60 minuti e in questo, contro questa Cellini non se l'è potuta permettere ed è arrivata alla fine questa vittoria in extremis per Padova. Giustamente adesso si festeggia qui al Pada Farfalle. Incredibile. Risultato incredibile. Non solo storico. Inatteso. Ma importantissimo anche perché dà un sospiro di sollievo enorme per la corsa salvezza della Cellini, però è una brutta battuta del resto per Brixen che da terza passa a quarta. Qua sono tutti impazziti, certo. Al Pada Farfalle, vittoria, hai detto bene, importante, ti posso dire anche meritatissima per il percorso che sta facendo questa squadra negli ultimi mesi. Nel corso della stagione vediamo una squadra sempre più concentrata, soprattutto sempre più dentro la partita per 60 minuti, e questo ha fatto la differenza stasera. Sì, questo ha fatto la differenza. Beh, questo è un momento, ti posso lasciare con un aneddoto. Vai. Settimana scorsa qui al Pala Farfalle c'era la partita di Serie D tra Musile e Piave Cellini. 15 secondi sul cronometro alla fine, la pareggia allo scadere il giocatore della Cellini, okay? 15 secondi alla fine della rimessa e poi succede anche tutto questo, quindi 15 secondi alla fine forse creano qualcosa, meno palpa alla farfalla. Allora signori, direi che è stato un piacere, ci lasciamo alla prossima con i prossimi turni di Serie A1 femminile e sui canali di Eleven Sports. La prossima qui a Palla Farfalla, settimana prossima contro Pontina, Cellini Padova ospita la capolista. Quindi grazie a tutti, grazie al team di comunicazione Cellini, grazie Gio. Grazie Marco, grazie a tutti, un saluto. E è tutto, a presto, buona palla a mano.